Venerdì 7 settembre a Pistoia si è tenuta la quinta tappa di Toscana Digitale, il tour di 10 incontri, uno per ogni provincia, dedicati a cittadini e imprese, organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con ANCI, CISPEL e Fondazione Sistema Toscana, per raccogliere istanze, condividere idee e buone pratiche verso l'agenda digitale toscana. Ad aprire i lavori l'assessore Vittorio Bugli, che ha fatto il punto sui nuovi cantieri della banda ultralarga in partenza nell'area pistoiese. La provincia di Pistoia è fortemente interessata già nella prima fase dai cantieri della banda ultralarga. Sono ben sette i comuni della provincia dove si apriranno i cantieri. Si stanno aprendo della prima fase, delle quattro che a livello regionale portiamo avanti entro il 2020. Per arrivare entro il 2020, avere su tutto il territorio regionale la banda ultralarga in tutte le case e in tutte le aziende che. Diciamo è una infrastruttura importantissima sulla quale la Regione ha investito più di 100 milioni di euro e poi ha bisogno anche di essere preparata per accogliere successivamente su questa infrastruttura che va a una velocità importante oltre i 100 gigabit che consente alle aziende anche alle famiglie insomma, di, 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 di lavorare e di usufruire dei servizi in un modo più adeguato e di livello europeo, se la seguiamo tutti insieme arriviamo prima. Arrivare prima significa avere una maggiore competitività del nostro territorio toscano. Tra il pubblico diverse imprese, start-up del territorio, associazioni di categoria e amministratori locali che hanno dato vita a gruppi di lavoro coordinati da Francesco Di Costanzo sui quattro temi legati all'agenda digitale: infrastrutture e piattaforme digitali, servizi online e open toscana, smart cities e nuova comunicazione pubblica. L'iniziativa della Regione abbia un ruolo importante, possa fare eh, da coordinatrice anche di raccogliere le istanze e magari anche. Eh, poi a studiare risorse ad hoc e noi stiamo lavorando su servizi alla città, su una città smart è un lavoro lungo dobbiamo partire soprattutto dai servizi alla cittadinanza La tappa pistoiese di Toscana Digitale si è tenuta nella splendida cornice della Biblioteca San Giorgio da anni all'avanguardia nell'offerta di servizi innovativi e copertura social per veicolare le moltissime iniziative offerte ai cittadini Ma la cosa che ci qualifica e che ci distingue rispetto a tante altre eh, istituzioni culturali il fatto che noi lavoriamo molto sui corsi per adulti e quindi abbiamo un'offerta molto vasta di corsi per, per il benessere sia fisico che psichico e quindi corsi da, che vanno dalla biodanza all'autostima, corsi per esempio che partiranno ora a settembre. Eh, aiutiamo anche eh, attraverso la collaborazione con i centri per l'impiego, anche su corsi su come rendere efficaci i colloqui di lavoro, su come creare un curriculum vita tutta, e poi tutta la corsistica eh, di corsi appunto di informatica che sono importanti e che noi a, abbiamo iniziato a sviluppare grazie alla collaborazione con ULAB che è il centro di innovazione che è all'interno della San Giorgio. Quanto è importante la banda larga e quindi anche la comunicazione per una biblioteca grande e bella come questa? Per noi è fondamentale perché attraverso tutto quello che produciamo deve, deve avere in qualche modo un riscontro e quindi è importante comunicare quello che facciamo. Comunichiamo, comunichiamo attraverso un nostro sito eh, che è molto è, è importante, è un sitone, è un portale molto importante e a, a cui affianchiamo eh, la parte social, quindi stiamo sia su Twitter che su Facebook. Le tappe successive del tour di Toscana Digitale saranno Firenze, Arezzo, Massa Carrara, Siena per concludersi a Pisa il 12 ottobre durante l'Internet Festival.